Ecco, questo è uno di quei mostruosi traini, di quei mostruosi mezzi che trasportano le Formula 1 del mare. Ecco, questa è l'imbarcazione dei fratelli Ravizza, che non hanno avuto questa volta molta fortuna perché hanno dovuto ritirarsi. Siamo prima della partenza, ovviamente, sono i momenti che precedono il via, si danno gli ultimi ritocchi, si scaldano i motori. Qui vediamo allineate le barche che parteciperanno a questa prima prova tricolore, questa la Cesa 1882, è quella che poi vincerà, ecco, ve lo possiamo anticipare. 20 barche hanno preso il via in questo Gran Premio del Tiguglio. Ecco una panoramica del porto di Rapallo e il percorso della prova si sviluppava lungo 141 km e 859 metri. Questa è la 113 che non avrà fortuna perché dovrà ritirarsi. L'allineamento e il via. Ecco, questa è la partenza. La gara si è svolta a una velocità media di 147 e passa chilometri l'ora, che non è poco sull'acqua. Ecco questa la Cesa 1882 con equipaggio Villa, Buzzi e Ferraris è la barca vincitrice. Villa e Buzzi si dividono i compiti perché Villa è il primo pilota per il campionato italiano, Buzzi sarà invece il primo pilota per il campionato europeo. Eccola la Annabella dei fratelli Ravizza, qui va molto bene ma non avrà vita lunga purtroppo perché un incidente la toglierà di gara. Quella è la 43 di Curioni Boffizzino che si classificherà quinta. E questa è la barca di De Luca, quella che abbiamo visto prima, che ha fatto coppia con Buzzi nel mondiale di Key West. La 113 di cui parlavamo è già rientrata. Questa è l'Usher numero 3, splendida corsa la quella di questa barca, però all'ultimo un incidente la toglierà dall'ordine d'arrivo, però l'impresa resta memorabile. Dietro la 1882 di Villa, Buzzi e Ferraris si è classificato Polli, Statua e Cascone sulla imbarcazione 101. Terzo, la numero 8 di Ragazzi, Guarracino e Cetti. C'erano tutti i piloti reduci dal mondiale dello scorso anno in novembre per l'appunto a Key West, come già detto. Questo è Pinot de Pinot che rientra. Anche loro si sono ritirati
squalificati anzi per aver urtato una boa. Voi sapete che nella motonautica si può urtare solo col lato destro e non sempre comunque è tollerato. Ecco, i vincitori